Questa è la seconda parte del video dell'alberello del susino. Siamo quasi in primavera, le piante si stanno per svegliare e ho notato che è riuscito a sopravvivere. È riuscito a sopravvivere, vi faccio vedere se si riesce. Ecco qua, vedete, queste sono le gemme che si stanno aprendo. Queste qui sono le gemmine che si stanno svegliando, stanno prendendo. E anche qui, se vedete, si stanno aprendo. Ecco, queste qui le ho spuntate perché erano troppo lunghe e ci ho messo un po' di cera per cicatrizzare la ferita. Anche questa biforcazione mi interessa perché probabilmente farò qui un innesto di una varietà e qui un innesto di un'altra varietà. Quindi probabilmente farò la varietà normale, quella che fiorisce nel periodo normale, e poi quell'altra, quella un po' più tardiva, la varietà Pisardi, sì, quella che matura un po' più tardi, che però i frutti sono più piccoli, però sono comunque buoni. Questi qui li ho lasciati perché evidentemente non ero convinto che avesse preso, quindi ho detto eventualmente lo avrei tagliato qui, ma in questo caso più avanti queste due le spunterò, non adesso ovviamente. E poi dopo, ovviamente, col tempo questi manconcini, quando la pianta si fusta, si ingrosserà, quindi qui cicatrizzeranno, cioè non si vedranno più, e questi qui dovranno sparire. Quindi da qua, tutte le volte che vedrò venire fuori una gemma, se dovesse venire fuori, allora con l'unghia così si cava in modo che il fusto venga perfettamente liscio. Comunque, per essere un susino selvatico che ho raccolto, insomma, che ho recuperato da una casa abbandonata, che se fosse rimasto lì sarebbe morto perché prima o poi sarebbero venuti quei trattori a togliere tutto, quindi l'ho salvato. Un vasetto anche piccolino, quindi è comodo, quindi sono contento perché adesso io qualcuno, come ho già detto, lo taglierebbe qui, farebbe il classico taglio a spacco e via lo innesta. Io invece lo voglio innestare in alto, perché come ho detto, mi piace di più, come si dice, a parte che dopo ci vogliono ancora 2-3 anni prima che ti torna di nuovo quell'altezza lì, perché questo qui sarà alto circa 1,80 m più o meno, 1,70 m, 1,80 m, quindi. Però il discorso è che una volta innestato, la linfa è come se fosse una canna, se vi ricordate il primo video che ho fatto, è come se fosse una canna, una cerbottana, quindi la spinta è più forte e quindi fa prima, una volta innestato, a svilupparsi. E poi per un discorso estetico, perché poi comunque dovrà diventare un albero anche da ornamento, quindi non il classico albero da frutta da mettere in campagna. Quindi a me interessa un albero non solo che faccia frutti, ma anche che di abbellimento. Mi piace, poi ovviamente quando sarà il momento ci metterò un bastoncino per tenere un po' più dritto e basta. Questa è la mia azalea. Fra un po' dovrà iniziare a fiorire. Questa è la mia cresciola ovata, sono le fragole, e qui questa è la cosa, la calendula, l'ho messa qui in questi vasi che buttano via, sono i vasi dove c'era il liquido per le stufe ecologiche, io l'ho tagliato, ci ho fatto un vaso. Questa è la calendula, questi qui sono gli aceri negundi. Okay. Questo è un acero nel mondo che ha un anno di vita, l'ho seminato l'anno scorso, è nato e si è già sviluppato, è abbastanza fortino. Perché ci deve innestare l'acero giapponese se i semi mi nascono? Perché quelli semi che compro su eBay sono tutte fregature, non nascono mai, non so perché. Vabbè. Questo è il mio pino, è un pino d'ombrello, un classico pino, che
che ha intenzione di più avanti, quando cresce un po', di innestarti sopra un pinus mugo. Questo è il Poncirus trifoliata. Quando crescerà un po' ci innesto il limone. Questa è l'insalata che l'ho lasciata andare in canone perché sta facendo i fiori. Appena, se si decide a fiorire, dopo faccio la raccolta dei semi. Fine. Ciao ciao.